Il lutto si può osservare anche sentendo la musica. Il concerto di Springsteen fatto, che si farà a Monza o a Roma, viene per caso sospeso? Soltanto perché sei un po' più vicino e non hai avuto però danni, devi sentirti in maggior dolore? Il dolore è lo stesso e il rispetto per la musica è lo stesso. Allora nessuno penserebbe di sospendere una cosa che accade a Milano o a Roma. Viceversa, si sospende Imola, ma perché Imola è nei punti dove capita la cosa, è ancora provincia di Bologna, ma è proprio attaccata alla provincia di Forlì. E quindi da questo punto di vista la città di Imola può sospendere il Gran Premio perché è in parte toccata da una vicenda che riguarda la Romagna, lo spirito romagnolo, la temerarietà e la natura prode, cioè i romagnoli sono prodi, sono forti, sono grandi, sono coraggiosi, hanno il mare vicino, l'ha fatto diventare la più grande industria che si poteva immaginare per il turismo, hanno venduto l'ombra, per cui sono persone di grande coraggio e di grande forza. Il problema dei romagnoli è proprio il loro temperamento. E quindi che Imola manifesti per affinità e per vicinanza questa posizione di limitazione e di riserva del Gran Premio, che diventerebbe una festa quando non si può fare festa ma c'è solo lutto, va bene. Ma Ferrara è lontana, anche se vicina rispetto a Roma o a Milano. E poi si pone un'altra questione: se fosse un concerto di Beethoven o di Mozart, si sospenderebbe? Dobbiamo dire, o la musica è un valore universale, che non significa soltanto festa e amore dei giovani, perché Springsteen questo rappresenta, ma significa proprio una specie di religione, religione della musica, e quindi Springsteen è come Beethoven e nessuno penserebbe di sospendere Beethoven. Allora, siccome l'attività per fare il concerto in un luogo dove non è accaduto nulla di traumatico e non è capitato neanche quello che si sarebbe voluto per il Po, cioè tutto è rimasto abbastanza tranquillo, i costi, la gestione, la comunicazione sono tali che la sospensione sarebbe solo un atto che chiede l'opposizione, perché questa è la loro natura, ma un atto, come dire, di propaganda, una forma di politicamente corretto. Quindi si potrebbe fare, nessuno esclude che si possa fare, ma sarebbe sbagliato farlo, perché uno deve essere dolente per qualcosa che accade più vicino di quanto non accada a Milano o a Roma. Quindi o tutto quello che accade in Italia, qualunque spettacolo, si sospende per il lutto che è giusto rispettare della Romagna, oppure non si sospende neanche a Ferrara, perché la vicinanza chilometrica non vuol dire che la struttura organizzativa, quello che si è fatto e anche il dolore potrà Springsteen e potranno gli organizzatori, tra i quali sono anch'io che ho voluto Springsteen, dire parole al mondo di dolore per la Romagna. Ma il concerto è come se avvenisse a Parigi o a Berlino, cioè un concerto che sta in un posto che non è stato colpito e che esalta la musica come valore universale e di passione civica. Quindi proprio perché si è fatto tanto, i cittadini e quelli che vengono a Ferrara e quelli che hanno prenotato le stanze, che hanno vissuto il turismo, non devono essere puniti come non lo sono in Puglia o in Sicilia o in Piemonte da una cosa che purtroppo ha colpito la Romagna in maniera drammatica, e lì abbiamo dei problemi turistici, alberghieri, certamente lì. Ma non è che siccome qualcosa accade in un luogo tutto il resto si deve fermare, perché vorrebbe dire far diventare il male più forte del bene, far diventare la violenza più forte della musica, far diventare il dolore l'unica ragione per cui occorre concentrarsi, mentre la musica è anche dolore, è anche dramma, è concentrazione. Quindi si può fare il concerto di Ferrara dedicato alla Romagna, ma senza dire lo cancello perché devo essere in lutto anch'io. Il lutto è di tutta l'Italia, e allora non è che Ferrara deve pagare di più il lutto e sospendere le sue attività, che sono attività che riguardano la città nella sua capacità di attrazione, che insieme al Rinascimento a Ferrara, che ho fatto io come bellissima mostra che attrae molte persone, allega anche un concerto rock di un grande musicista che, come tutta la musica, ha la stessa identità. È come se fosse Beethoven o Mozart, non è che sia. E quindi non lo faresti per la musica classica, lo fai per la musica contemporanea. Per la propaganda dell'opposizione può essere un concetto, ma per la logica e il buonsenso sarebbe un'assurdità. Quindi il concerto va fatto in onore della tragedia, del dramma della Romagna e dei suoi morti, ma non va cancellato come se la musica fosse una come dire, contrapposizione al lutto. La musica è anche quello, ci sono dei requiem nella musica, c'è il momento in cui si riflette e si pensa a qualcosa che è di tutti,
bene e male, in questo caso si condivide anche il male, ma si condivide, non si cancella o si censura per portare alla condizione di, come dire, tragedia anche chi la tragedia non la vive. Non è che sospendiamo le attività in Puglia o in Abruzzo o in Lazio perché è capitato qualcosa di terribile in Romagna. Quindi il concerto si deve fare e si fa in onore del dramma della Romagna.